Tanto che papà è andato a prendere il braccetto, io comincio a tirare giù la marmitte sul porte, il cambio, perché devo fare la frizione, perché sto weekend, non so quando uscirà questo video qua, ma il 18 e il 19 c'ho la gara a Frosinone, la terza tappa del campionato. Quindi adesso comincio, metto qua giù il banchetto, piano piano, comincio a tirar giù e poi porterò a fare la frizione. Ho tirato giù la marmitta, ve la faccio vedere. L'abbiamo tirata giù senza nessun tipo di problema. Adesso comincio a tirare giù albero, metà albero, non tutto, no? lo abbasso dal supporto che c'è qui, comincio a tirare via il supporto del cambio, gommone, tutti i bulloni del cambio e poi lo tiro giù e controlliamo la frizione. È finita perché non entrano più le marce. È buona. Adesso rifaccio un altro video time lapse in un secondo e giù. L'albero l'abbiamo tirato giù, adesso lo fissiamo qua da qualche parte con qualche fascetta per non averlo in mezzo ai maroni. Filtro benzina lo abbassiamo, viti, papà, cricchetto, via. Abbiamo cambiato i bracci sia a sinistra che a destra. Ah, hai cambiato perché io sto facendo altro. È importante. Abbiamo cambiato la frizione, l'abbiamo messa nuova per la gara che abbiamo questo weekend, giusto? Giustissimo. Abbiamo messo tutto, abbiamo stretto, abbiamo controllato, va tutto bene. Adesso buttiamo sul cambio, rimontiamo su tutto l'albero, la marmitta. Andiamo a fare brum. Facciamo girare un attimo, poi limitatori. Ma di che macchina stai parlando? BMW M3 36. Wappato? S54 e 46 M3. Dai, allora mettiamo su sto cambio, va. Guarda che senza neanche il click. Vai. Cioè, te lo spiego. E diglielo che la mettiamo che dentro, la senza click. Quando mettete il cambio, esiste una cosa chiamata centra frizioni. Se non metti il centra frizioni, che cazzo ci vuole appoggiarlo su quattro buloni? No, perché il cambio ha questo, che è quello che fa girare quando gira il motore. Se no qua le marce non ce le metti. Questo l'abbiamo tagliato da un vecchio cambio e poi ce l'hanno saldato, vedi, per farlo carino. E con questo qua praticamente prima di mettere il cambio lo metti dentro, c'entri la frizione, la stringi, lo sfili, così tu quando vai dentro non tribuli.
non tutti sono uguali. BMW è 36 ha questi G, a questi taglietti qua fini. No, BMW... il cambio E36 a quelli piccoli, questo. Il cambio E46 cioè quelli un po' più grossi, esatto. E le 92 dovrebbe essere uguale. Esatto, e allora voi vi domanderete perché allora tu c'è questo fine? Perché il motore della 46, ma il cambio della 36. Vado a prendere le viti, frate. Cambio montato, frizione montata, marmitta montata, trasmissione montato, come frizione montato, olio tirato fuori, adesso cambiamo il filtro dell'olio, mettiamo l'olio, vi faccio vedere come si toglie, un secondo è fatto perché tanto c'è il time lapse.